Pordenone dobbiamo archiviarla subito, come se non avessimo mai giocato quella partita, perché è una partita che può toglierti le sicurezze che avevamo acquistato nelle ultime 3 partite. Quindi dobbiamo archiviarla subito e pensare alla partita di domenica, perché penso che sia una partita fondamentale dove ci può dare la matematica salvezza, penso, oppure metterci alle spalle altre squadre e stare più tranquilli. Forse potevo fare meglio, forse non ho aspettato fino alla fine come di solito batto i rigori. Sì. E quindi forse ho cercato di velocizzare un po', anche perché l'arbitro mi aveva chiesto, non mi aveva chiesto, mi aveva detto di fare una corsa fluida e di non fermarmi. Sì, evidentemente anche lui ha visto i rigori. Forse non siamo entrati in campo con lo stesso atteggiamento delle ultime partite. Forse è brutto dirlo, ma forse siamo stati un po' troppo passivi. Passivi nel senso che forse non siamo stati aggressivi, siamo arrivati non secondi sulla palla, ma forse terzi proprio. Quindi abbiamo concesso campo, poi se vai a affrontare una squadra molto forte tecnicamente, diciamo, se non lo sei alla pari, perché la classifica dice questo, penso che a livello di atteggiamento, se loro danno il 100%, entrano in campo al 100%, come atteggiamento noi dovremmo entrare al 150% per giocarsela almeno alla pari. Penso che questa sia una cosa fondamentale. Se loro entrano in campo e stanno tecnicamente al 100%, e agonisticamente mettono il 100% e noi mettiamo il 50% agonisticamente, hai perso la partita già in partenza, non c'è partita. Se qualcuno pensava che sarebbe stato facile, forse questa batosta ci mette di nuovo con i piedi per terra e ci farà capire che sabato non possiamo avere questo atteggiamento che abbiamo avuto col Pordenone. Penso che Virtus Pesaro verrà qua per fare il risultato, perché vuole raggiungere, penso, i playoff, perché non c'è la matematica, quindi penso che verranno qui, che vorranno vincere. Quindi penso che non cambia nulla i risultati dall'altra parte. Diciamo che un punto muove la classifica, fa sempre bene, però penso che in casa dobbiamo domenica cercare soprattutto la vittoria e sabato, e chiuderla definitivamente e basta. Visto il rendimento delle ultime partite, quelle di dietro hanno un po' frenato, quindi un punto, forse due, possono bastare.